Amici sportivi, tifosi della Juve Stabia, un buon pomeriggio da Ciro Novellino. Ci ritroviamo, consueto appuntamento del martedì. Siamo qui in diretta, alle nostre spalle splende il nostro manto erboso, lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Bellissima la giornata di oggi, c'è sole. Un saluto a Mario Rubicondo, a tutti quelli che ci stanno guardando in questi minuti. In questi minuti sta per terminare la seduta pomeridiana, l'ultima appunto serie di lavoro individuale dei nostri ragazzi. C'è ancora mister Petrazzuolo in campo con Matteo Esposito, gli altri invece calciatori di movimento hanno già terminato la seduta di allenamento. Voi lo sapete. Lo sapete che oggi è una giornata particolare, oggi è una giornata con un graditissimo ospite. Oggi con noi abbiamo ovviamente un calciatore di prima squadra. Quest'oggi con noi, beh, chi è attento sicuramente già lo saprà. Io mi sono avvicinato per cercare di vedere se magari si fosse già collegato per aggiungerlo alla diretta. In realtà non si è collegato ancora, quindi stiamo ovviamente in attesa, attendiamo ovviamente. Vi ricordo che potete mandare le vostre domande non attraverso il tasto commenta, dove ovviamente io vi saluto senza nessun tipo di problema, ma attraverso il punto di domanda che è accanto, mentre stiamo ancora attendendo l'arrivo del nostro ospite di oggi. Eccolo qua. In questo momento, perché con noi c'è un terzino sinistro, calciatore di grande corsa, che ha fatto un fisicaccio incredibile, questa quarantena gli ha fatto soltanto bene, Luca Germoni. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Luca, in pratica tu fino a un'oretta fa eri al Menti per l'allenamento individuale, adesso sei a casa in diretta qui con noi. Un saluto innanzitutto. Sì, buonasera a tutti. Fino a un'ora fa stavamo a correre sul campo che ci stanno a massacrare, però va bene così, almeno riprendiamo piano piano. Oh Luca, va bene così, anche perché il calcio sicuramente è mancato tanto. Però Luca, io comincio questa volta con te al contrario. Di solito la domanda che faccio sempre per ultima la voglio fare invece con te per prima. Quando sei entrato da quel cancello che è alle mie spalle per la prima volta 2 giorni fa, cosa hai fatto, cosa hai provato? E niente, emozione forte, perché comunque ricominciare ad allenarsi, a rivivere un po' quello che facevi tutti i giorni, a toccare soprattutto il campo, la palla, è sempre una forte emozione. Però poi dopo 10 minuti, quando cominci a correre col mister soprattutto, che ci fa correre veramente tanto, forse ci ripensi un po' e dici magari stavo meglio a casa. No, però... Il pallone, Luca, quanto ti è mancato l'oggetto del mestiere vero e proprio? A me tanto, anche se poi fondamentalmente non è che col pallone... Intanto, Luca, non so se riesci a vederlo, guarda, quel piccoletto che si vede nell'immagine, lo vedi quel piccoletto con la camicia e i capelli bianchi? Lo riconosci? Si vede lontano. È Pasquale Martinelli, ci sta salutando, Pasquale Martinelli. Ancora non è terminata la seduta, anzi sta terminando adesso la seduta di allenamento con gli ultimi appunto calciatori, e quindi si è avvicinato per venirci a salutare. Ecco, scusa, ti ho interrotto, dicevi appunto del pallone, della mancanza del pallone. No, sì, vabbè, il pallone naturalmente è mancato, anche se questi giorni lo stiamo toccando poco perché è quasi tutta corsa. Però va bene, piano piano ricominceremo a toccare anche il pallone e saremo tutti molto più contenti. Eh sì, perché alla fine quello che conta è toccare il pallone e giocare appunto a calcio, altrimenti non sarebbe calcio, ecco, quello sarebbe tutt'altro sport. In un certo qual modo comunque è stato bello di tornare, al di là del fatto che comunque in maniera contingentata, un po' alla volta, non tutti quanti insieme, allenamenti non di gruppo ma individuali, fatto sta però Luca, almeno sia la parvenza della ripresa, ciò che fino a questo momento purtroppo non avevamo avuto. Sì. Aspetta, ripetimi un po' la domanda che mi è scattata la connessione. Che hai detto? Sì, dicevo parvenza della ripresa, siamo ritornati, anche se ancora non hai toccato il pallone, lo si tocca poco, però almeno si è tornato in campo, si è tornato a fare ciò che appunto... Si vuole fare, visto che oltre che uno sport è un lavoro e soprattutto passione.
Ma sì, comunque ci è mancato a tutti il pallone, la corsa, ma più che altro ci manca anche vivere un po' lo spogliatoio, raccontarci le cose magari fra di noi. È una cosa che manca un po' a tutti e siamo stati tutti contenti di aver ripreso, perché sappiamo che anche se non si riprende vero, anche se ancora non è sicuro, è un casino per tutti. Però non Certo. si Senti di questo che abbiamo ripreso, ora vediamo il 28, mi sembra che decidono tutto. E noi aspettiamo, abbiamo fatto i nostri controlli, le nostre cose e vediamo quello che ci dicono. Noi in tutti i casi saremo pronti. Saluti da Antonio Sismondi, ancora Alfonso Alfieri, sei un grande germo, dice Alfonso Alfieri, ancora Valeria dice la mia casa, sei a casa di Valeria. Oh, Non non... lo so, Grazie. dice la mia casa, non lo so. Ecco, allora, poi ancora, allora, grande Juve. Nella foto è Diab, quello che gioca a Cittadella. Se vedi uno brutto è lui. Intanto c'è anche qualcuno che dovessi conoscere che dice: a Luca gli sono mancate le urla di Mister Casetta, firmato Fabrizio Melara. Sta un cameretto dell'A. Ah, ecco, no, ti sta seguendo dall'altra camera. Ecco, Niente. quanto ti sono mancate le urla allora di Mister Casetta? Fai sentire. Oddio, era meglio se ne sentivo, però Ecco, no, no, mancate pure quelle. Pensa come stavo, mi sono mancate pure le urla di Caserta. andiamo a leggere qualche altro messaggio, ovviamente con i nostri amici da casa che ci stanno scrivendo, che ti salutano, ovviamente. Un bacione, Luchetto, dice Gesueto. Si chiama così, grande giocatore di Call of Duty, dice Zigro 88. Lui lo sa perché lo ammazzo sempre, quindi lo sa bene. Ah, beh, allora vuol dire, allora passiamo da Call of Duty ad un altro gioco, a PES, a FIFA, al calcio, ecco. Campionato B-Sports, ieri i nostri Maurizio Sarcina e Cristian Esposito hanno raggiunto le finali, i playoff. Con il settimo posto, ovviamente un in bocca al lupo a loro per il prosieguo di questa stagione, un ottimo risultato, no? Anche se comunque Luca avevamo cominciato, non so se hai seguito la stagione davvero molto bene, siamo stati a lungo in testa alla classifica. Sempre sopra, Sì. stavo seguendo piano piano. Gli mando un grosso in bocca al lupo. Speriamo che loro riescono a vincere. Almeno ci fanno felici pure a noi. Certo, sarebbe bello, sarebbe sicuramente bello. Allora, Luca. C'è Angelo Lago Longobardi che dice che assomigli un po' a Carlo Verdone. A me non sembra, però. No, magari come parlo. Ah, come parli, forse? Ah, allora ci può stare. Tanti, eh. Di sicuro, quando ti ho visto il primo giorno, ti avevo consigliato un barbiere. A quanto vedo, Perché sto male? sembra di sì adesso, eh? Sembra esserci qualche cosa in più. Allora, vediamo qualche domanda arrivata, te la faccio leggere. Eccolo qua. Marti 21 parte così, domanda semplice. Il tuo coro preferito? Coro preferito era quello dell'anno scorso, però è quello, ma che sta succedendo? Però quello Fammelo facciamo sentire, cantalo un po', cantalo un la po'. vergogno, vergogno. Ti vergogni, non vuoi cantarlo? No, no, dai, non mi fa cantare. Allora, poi vediamo qualche altra domanda. Allora, Luca, beh, Ersilia 08 chiede un saluto. La saluti? Come no? Ciao Ercilia, un grandissimo abbraccio. Un saluto ad Ersilia 08. Vediamo ancora Melara che scrive. Luca, saluta la cugina di Qua, no? Sorrescino 1926. Dobbiamo salutare anche la cugina. Allora, vediamo. Sei un treno, Catello del Gaudio dice che sei un treno. Ecco, me lo racconti un po' questo. Ecco le tue caratteristiche. Beh, Luca, noi ti conosciamo ovviamente a memoria, sei qui da diverso tempo, quindi conosciamo le qualità di Luca Gelmoni. Però come mai, dove nasce in te l'idea del ruolo del terzino, questa forza prorompente, questa corsa, questa forza fisica, questo impeto su quella fascia sinistra? Io ricordo sempre, Luca, quando è Devi fatto. trovare che fa, eh. Come? Quando non c'hai piedi, che con la palla ci sai giocare poco, devi trovare altro da fare. Però io ricordo quel cross Forza. sbagliato. Ricordo quel cross sbagliato che finì in porta, però. No, quello me lo sono toccato con l'altro piede, ma manco volevo fare.
Non è un cross, allora quello, non è un cross sbagliato. Ricordo nemmeno. Basta che è entrata in porta, poi va bene tutto. È entrata in porta e soprattutto fu un gol importante per il proseguo della stagione. Allora, poi vediamo. Valerio Zigrossi vuole un tuo saluto, Quello è il fratello di quello che diceva The Call of Duty. Comunque saluto pure a lui. Luca. Ah, Ciao. perfetto. Cino Celotto invece dice un bacione da Modena, ma quanto vi mancano i tifosi? Ecco, Luca, questo è un aspetto da non sottovalutare, perché è vero che il campionato dovrebbe ripartire, attendiamo ovviamente l'ufficialità, i lavori sono ricominciati anche se in maniera singola, però è probabile, anzi è certo, che fino al prossimo anno solare, beh, le partite si giocheranno a porte chiuse. Ecco, allora Luca, quanto vi mancheranno, quanto mancheranno i tifosi durante le gare? Noi immagino soprattutto perché comunque altrimenti appena entri si fanno sentire, è uno stadio che comunque è piccolino, diciamo che era il nostro dodicesimo uomo, quindi è il calcio senza tifosi, diciamo, mancano perché sono, cioè, ti portano avanti, ti spingono, è una grossa mancanza, però bisogna rispettare le regole e soprattutto guardare alla salute, non pensare soltanto al calcio. Quindi per Certo. me è la scelta giusta, però ti dico, a noi mancheranno veramente tanto, soprattutto Luca. per le mie caratteristiche, comunque si Certo. fanno molto dal contesto, mancheranno. Luca, ma è stata dura per tutti, ecco, soprattutto per chi magari come noi siamo rimasti, ovviamente. Io abito qui, sono nato qui, quindi per me da questo punto di vista è stato diverso, però per voi che non avete avuto comunque la possibilità di poter tornare a casa, siete rimasti nelle vostre abitazioni, molti di voi anche ovviamente in solitudine. Quanto dura è stata, Luca? Perché comunque sono stati 3 mesi molto lunghi. Guarda, non modi a me, io sono stato 3 mesi qua a casa da solo, veramente dura perché stavo tutto il giorno da solo, uscivo solo per fare la spesa, non si poteva andare a correre, non si poteva andare a... ma le giornate non finivano mai. Poi magari facevo un po' di videochiamate con mia mamma, mio fratello, passavo un po' il tempo così, però è stata veramente dura. Luca, invece, beh, possiamo però dire che le giornate non finivano mai, ma Call of Duty sì. Vabbè, quello sì, quando morivo, basta, era... Allora, vediamo qualche altra domanda. Vediamo. La partita più bella, ti chiede Nico Schett, la partita più bella della Juve Stabia di questa stagione, secondo te qual è stata? Più bella giocata, a me è piaciuta tanto quando abbiamo vinto in casa col Crotone, quella mi è piaciuta tanto, poi 3 un'altra a partita, 2. derby con la Salernitana pure. Sono le mie due partite preferite e poi c'è stata anche quella a Chievo in trasferta, Eh quella è beh, andare a stata vincere a Verona contro il Chievo è stata tanta roba. bella. È Queste, stata tanta dai, roba. queste poi non te ne so di altre. Queste tre, secondo me, sono su tutte. E se c'è un momento che vuoi cancellare, cioè qual è il momento in questa stagione? E dici, peccato, doveva andare diversamente, poteva andare appunto diversamente, invece non è stato così. Sicuramente l'inizio stagione, le prime 6 partite che abbiamo fatto, che secondo me ci hanno rallentato tanto il nostro cammino, perché abbiamo fatto un punto in 6 partite, mi sembra, non so, cioè non ti so manco dire il motivo, però è stata una cosa che ci ha penalizzato, abbiamo fatto tutto il campionato a rincorrere, rincorrere, e comunque siamo riusciti sempre a tirarci fuori, questo è perché siamo sempre un grande gruppo e ci siamo riusciti a tirar fuori. Che cosa è scattato in quel momento? Che cosa è scattato in quel momento? Che è scattato? Penso un po' d'orgoglio da parte di tutti perché quando perdi non è bello. Comunque l'orgoglio ci ha tirato fuori, se si può dire, la merda perché comunque in 6 partite stavamo proprio giù, ultimi schiantati. Quindi ci è scattato l'orgoglio. Poi le cose, comunque abbiamo trovato un po' la quadratura, un po'. Le cose hanno cominciato pure a girare perché poi deve pure girare un po' bene e piano piano ci siamo tirati fuori. Allora, vediamo qualche altro messaggio da parte dei nostri amici. Arcanio Franz dice: Luca, ti vedo un po' sciupato. Io, a dire il vero, non lo vedo assolutamente sciupato. Io l'ho rivisto dopo 3 mesi.
e l'ho ritrovato anche bello in forma, soprattutto. Luca, ti sei allenato tanto, ovviamente, come tutti. Ho fatto solo parte alta, 2 mesi e poi un po' di roba di sotto. No, però è vero, un pochetto sciupato, sì, ho perso un po' di chili di muscoli, però no, sto bene, sto bene. Stai bene. Allora, che tempo fa a Castellammare? Ci chiede Giuseppe Tommasi. Te lo Caldo. faccio vedere, guarda, c'è un sole incredibile, il nostro prato è in ottime condizioni, l'allenamento è terminato, in pratica anche Matteo Esposito sta mettendo le scarpe, quelle da passeggio per poter lasciare il campo, a breve sicuramente lo vedrete passare alle mie spalle, ci sta guardando da lontano, Luca, ci sta guardando, lo vuoi vedere? Guarda, te lo faccio vedere da lontano. Sta mettendo guarda, la maglietta, lo vedi da lontano, eccolo là, il nostro Matteo Esposito si sta preparando, ci saluta anche Matteo Esposito. Sta andando via, ha terminato anche lui la seduta di allenamento pomeridiana, quella appunto individuale con il mister Petrazzuolo. Allora, Luca, Raffaele Masi dice, ti chiede qual è il tuo punto debole? Ma punto debole, penso un po' alla fase difensiva, dai, diciamo punto forte, perché io ho sempre giocato fino alla primavera a centrocampo, poi mister Inzaghi mi ha spostato in difesa e comunque mi sono adattato nel ruolo di terzino, quindi in fase difensiva penso sia il mio punto debole. Vediamo qualche altra domanda. Raffaele Savarese vuole essere salutato. Invece, ecco, questo ti chiede il tuo terzino di ispirazione. Ecco, a che calciatore ti ispiri? A A me, a nessuno. Fabrizio Melara, magari. No, no, lascio stare. Modello di ispirazione. Ti dico uno che mi piace, per esempio, che è Marcelo, quei giocatori là, ma non è. ti So come lo fa. accontenti di uno scarso, dici. Io sono un po' più bravo di lui, però. Certo. Allora, invece Luca, il calciatore in generale, quello preferito al di là del ruolo? Guarda, io preferito mio è Ibrahimovic, come carattere, come persona, il mio preferito è lui. Su quello mi piace Ibrahim. un po' di più. Vediamo ancora qualche domanda, ovviamente cerchiamo di rispondere a quante più domande possibili. Il tuo idolo gliel'abbiamo già chiesto, come mai la scelta di essere terzino? Simone Ventropunto ha detto anche questo, poi ancora Luca resta ancora qui, ti dice Cristian Disomma. Beh, chi lo muove da qui, Luca Germone? Ce l'ho, ancora un po' d'anni ce l'ho, rimane. Ancora il coro, ma il coro l'abbiamo già detto in precedenza. Ci hai già detto in precedenza. Vediamo qualche altra domanda da parte dei nostri amici a casa che ci stanno scrivendo davvero in tanti. Beh, io lo sapevo, oggi con Luca Germoni stanno arrivando tantissime domande e questo è bellissimo. Allora, ecco qua, Davide Longombardi. Noi ovviamente non lo sappiamo ancora, aspettiamo, stiamo attendendo ovviamente di avere il via libera definitivo anche in base a quelle che sono le scelte societarie. Luca, quando ricominceremo ad allenarci in gruppo, mi saluti, ti chiede questo amico Davide Longobardi. E allora, saluto Davide Longobardi e poi per quando ricominciamo un gruppo, io non c'ho proprio idea, chiedete a qualcun altro perché io non so niente, io vado al campo, quello che mi dicono faccio e basta. Alfonso invece ti chiede cosa ti piace di più di Castellammare. Ma io sono amante del mare e soprattutto della temperatura a caldo, a me piace questo, però Castellammare è una bellissima città e sto molto bene. Ecco, allora una domanda te la faccio io. Hai toccato il tasto caldo. Io in questo momento mi sto sciogliendo con questa camicia addosso, anche se per fortuna ogni tanto c'è un leggero venticello. È da un paio di giorni che la temperatura qui si è alzata di tanto e vi state allenando comunque in orari dove il caldo si sente come. Luca, può essere questo un pericolo, tra virgolette, alla ripresa della stagione, visto che si giocherà in mesi caldi come giugno e luglio e forse anche agosto? Beh, sicuramente è una cosa è dura perché cioè, noi adesso ci stiamo allenando alle 2 di pomeriggio, è una cosa che senti veramente tanto, il caldo è una cosa che ti penalizza su tutto.
Però piano piano ci fai l'abitudine, non so se magari faranno come hanno fatto il time out lì del minuto, quello che sia, che è una cosa che ti aiuta. Però sì, dico sì, il caldo per me è una cosa che ti penalizza tanto. Però ti devi abituare perché Può è essere l'unico modo. d'aiuto anche le cinque sostituzioni, secondo te, possono tornare utili? Sì, certo, in questo periodo soprattutto le cinque sostituzioni penso sia la minima cosa che potranno fare perché rientri, hai un mese, quello che sia, di preparazione e poi è normale che comunque ci vogliono le cinque sostituzioni. Savino Lazzo dice che sei il suo idolo. Pensa come sta messo Savino. No, lo ringrazio, sono molto felice di questa cosa. Allora, Alfonso Alfieri 1907. Beh, facciamo in questo modo, magari fosse più divertente, no? Luciano, Alfonso Alfieri ti chiede: Luca, facci vedere la tartaruga. Può essere un'esultanza, no? La mia, e chi ce l'ha? Io ce l'ho rigirata. Ce l'hai registrata. La devo far vedere. No, dico quando segnerai, magari può essere l'esultanza. Ma quando segno? Vabbè, prima o poi può capitare, no? Porta nostra posso segnare. Magari sbagli un altro grosso. Ah, vabbè, darsi. Allora, vediamo qualche altra domanda. Ne stanno arrivando veramente tante, Luca. Allora, vediamo come mai la scelta del terzino l'abbiamo già detto, così come il coro. Andiamo avanti. Vediamo, Messi o Ronaldo, ti chiede questo amico. Ronaldo tutta la vita. Perché? Ah, non lo so, è proprio una cosa mia. Poi comunque apprezzo che magari dove non è potuto arrivare con le qualità, lui comunque è uno che si allena sempre, anche a casa così, è uno che vuole arrivare sempre al massimo, non c'ha, cioè non si ferma, è sempre uno che vuole dare il meglio, il 100%. Questo nostro amico chiede come state passando questa quarantena, voleva scrivere, non quantità. Mi saluti, grande Luca Germoni, si chiama Rossagno Giulio. Un saluto a Rossagno e Giulio e niente, sta quarantena, siamo a casa. Andiamo al campo, poi ritorniamo a casa, si fa la doccia, si laviamo i panni, poi se mai andiamo a fare la spesa qualche volta e basta. Qualche volta però, eh. Sì, vabbè, quale quello che serve. Alfonso Alfieri, che prima voleva la tartaruga, dice anche che ti vuole un mondo di bene, quindi si ti ha preso sicuramente in simpatia. Allora, andiamo avanti. Sai giocare a FIFA? Dice questo amico, giochi la Weekend League. So giocare a FIFA, sì, a Weekend League non so manco cosa sia. Gioco con amici miei ogni tanto, ci gioco contro. Contro di me però non giochi mai, lo sai che perdi. No, non te voglio umiliare. Si dice sempre così, si dice. Allora, ma tanto so che, tornando a parlare di videogiochi, so che però Jack Calò mette in fila un po' tutti, eh? Non ci ho mai giocato contro Jack. Però penso sia forte, penso di sì. Mi dicono che Jack Calò sia molto molto forte, anche se però va detto, Luca, che il nostro Maurizio Sarcina lascia fuori sia Jack Calò che te. Ma sì. Quindi non va bene così, no? Ho capito, ognuno c'ha due è forte e due non è forte. Ti accontenti lo stesso, Sì. allora? Allora, andiamo a leggere qualche altra domanda. Come stanno i nostri campioni? Chiede Mario Rubicondo 09. Come stanno? Stanno che si stanno allenando. Hanno Sì. cominciato ad allenarsi. Beh, Luca, tu come stai a livello personale? Io sto bene. Oddio, questi 2 giorni che ci ha fatto cuore quando torno a casa non sto proprio bene, però andiamo avanti, corriamo, fatichiamo, però piano piano ci rimettiamo in forma. Comunque il mister e il prof, sono molto bravi su queste cose, dai. Eh sì, Luca, si dovrebbe ricominciare a giocare verso la fine di giugno, un campionato che ovviamente ripartirà con le 11 giornate, vado a memoria, se non vado errato, che finirà, ci sarà 10, anzi, giornate che ci saranno dalla fine della stagione. Ecco, la Juve Stabia deve continuare a lottare per raggiungere quello che è il proprio obiettivo, la salvezza. Sì, beh, noi siamo partiti con quell'obiettivo,
e comunque vogliamo raggiungere la salvezza a tutti i costi. Poi secondo me, dal punto come la vedo io, adesso è proprio un campionato totalmente diverso, perché riprendi ora, devi rifare un ritiro, non so neanche. Oh, è veramente difficile come cosa. Comunque sì, il nostro obiettivo è quello, la salvezza. Poi quello che verrà, verrà. Beh, certo, noi speriamo ovviamente che possa arrivare ancora di più, ma ovviamente quello che vogliamo è raggiungere il traguardo della salvezza il più presto possibile. Luca, c'è la prima parte di stagione, ecco, chiamiamola così, mancano ancora 10 giornate al termine, fino al lockdown, ti ha visto protagonista, qualche volta no, qualche volta sì, ecco, è stata una stagione, se vuoi darti un voto fino a questo momento, com'è stata? Che stagione è quella di Luca Germoni? Di sicuro una stagione di crescita. Una stagione che ti ha visto comunque alla fine protagonista in un campionato come quello di Serie B. Sì, stagione da protagonista e non, però io penso sempre che la competizione faccia bene in qualsiasi squadra va in Serie B, io l'ho fatta negli anni passati, l'avevo già fatta. Dove vai comunque hai sempre qualcuno che può giocare tu e può giocare lui. Certo. Ricci quest'anno ci siamo alternati, la prima parte di stagione ho giocato io, la seconda lui. Comunque penso che fa bene. Un voto alla mia stagione non te lo so dare perché non è finita, poi quando finirà, Certo. però io penso soltanto alla salvezza e basta. Poi personalmente posso giocare o non giocare, preferisco prima che ci salviamo e siamo tutti contenti e felici. Beh, quella ovviamente è la cosa che vogliamo, ovviamente come detto già in precedenza. Vediamo qualche altra domanda da parte dei nostri amici, ovviamente domande alle quali non. Ecco qua, beh, qua ti chiedono, beh, vediamo se li accontenti. Questi amici ti chiedono di cantare un coro, non lo so, Luca, te lo chiedono loro. Ah, così. Quale canto? Dai, dimmi te uno e tuo canto. Quello che ti piace, canta così almeno sei sicuro che lo conosci. No, dai, Ciro. Succede? Non so capire niente, non so capire niente. Io penso sulla te. Ecco, Basta. vedi che sei anche bravo, sei anche intonato, sei anche intonato. Canta. È partita l'ovazione, alle mie spalle, tutti in piedi ad applaudire il coro di Luca Germoni. Vediamo qualche altra domanda che sta arrivando. Allora, il tuo piatto preferito? Te lo chiede Checco Esposito 97. Anzi, la carbonara mia, no, di mia madre, perché io sono più bravo a farla. Faccio E come la fa Luca Germoni la carbonara? Sentiamo. con l'ovo, guanciale, pecorino e pepe. Guanciale, non pancetta, ovviamente. Oh, okay. Guarda, io mi ricordo il primo anno che ho fatto io in Serie B, uno che mi aveva impressionato, che se ho parlato 4 anni fa, era Ciano, che mostra Frosinone. Diciamo, quello secondo me è stato l'avversario più difficile da marcare. Infatti, dopo 10 minuti ho preso rosso. Guarda, io sono arrivato qui che stavo in tella. Ti dico, sono stato 6 mesi in tella, che tifosi così e così. Vabbè, fammi stare zitto. Poi sono venuto qua. Comunque, ambiente caldo. Io al sud era la prima volta che ero venuto proprio sul sud. Una grossa impressione, comunque come calore, curva, ma tutto il contesto anche al di fuori del calcio, quando giri per strada, comunque una cosa molto bella. Io apprezzo molto i tifosi, tutti quanti, non solamente la curva, tutti i tifosi. Guarda, per me è stato molto bello, anche perché io quando ero arrivato qui giocavo poco. Ho passato un periodo molto brutto della mia vita, ma più che altro personale. E quella, guarda, è stata proprio una liberazione forte. No, guarda, se ti devo dire gioia, non te le so manco spiegare, perché comunque è una cosa che devi vivere. Però ero molto felice, sono stato veramente tanto felice. Ho passato dei bellissimi momenti in quei 6 mesi che sono stato qui, come li sto passando anche ora, però. Ringrazio anche tutti i compagni, tutti quanti, staff, tifosi, tutto per l'anno scorso, perché mi hanno fatto vivere una cosa molto bella e sono anche riuscito a distrarmi magari dei problemi che avevo io personalmente. Ah, mando un grosso saluto, abbraccio e saluto tutti e forza Sabbia. Ciao ciao.
non avendo ovviamente a disposizione ciò che abbiamo di solito a disposizione quando siamo a pieno regime, dobbiamo un pochettino arrangiarci in questo momento, ma per fortuna non è stato nulla di grave, siamo subito rientrati in diretta. Non mi resta ovviamente che rimandarvi agli appuntamenti classici, quelli per seguire tutto ciò che c'è da sapere sulla SS Juve Stabia, sul sito ufficiale, sulla pagina Facebook, sul canale YouTube per rivivere anche le gare del settore giovanile, tutte le interviste, compresa questa, anche di questa intervista, ma ancora. Ancora, ancora, non vi dimenticate che si torna a parlare di settore giovanile domenica, si tornerà a parlare di prima squadra anche il prossimo martedì. Andate sui nostri social, Instagram, Twitter, Facebook e il canale YouTube. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi, farvi vedere ancora alle mie spalle il nostro glorioso stadio, lo stadio Romeo Menti, da Ciro Novellino è tutto, appuntamento a domenica e mi raccomando, andiamo a vincere. Drop it. Ogni festa ha il suo sorprendente finale. Pirotecnica Nazionale. L'unica pirotecnica nazionale. Colora il cielo con fontane, candele romane, sparacoriandoli, fuochi d'artificio da giardino. Pirotecnica Nazionale. Cura i migliori spettacoli pirotecnici per eventi e feste di piazza. Pirotecnica Nazionale. Cellulare 330 33 89 24. Pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Grazie ad una solida esperienza, la Edil Lima SRL Costruzioni si è sempre distinta nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio. Col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari, specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali. La Edil Lima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza, diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna. Edil Lima SRL Costruzioni di Nicola Imperiale, da oltre 40 anni al servizio della gente, a Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108.